I primi dati su Bologna sono incredibili, cioè c'è stata una diminuzione importante, visibile, immediata dei tassi di incidentalità nella città di Bologna. È chiaro che noi dobbiamo spiegare questa misura non in chiave di divieti, non con il pallino rosso, ma con un'azione coordinata di stili di vita e di cittadinanza attiva per partecipare a una rivoluzione che riguarda tutti, che è il bene comune e la salute. Allora, messa così, io immagino che i cittadini si sentano protagonisti di un vero movimento collettivo. Non è un divieto, ma è un'azione per. Rispetto alle politiche del governo locale, ma anche del governo nazionale. Quello che dice il governo è spesso contrario alla transizione ecologica, dichiaratamente ostile alla dichiarazione ecologica. E io penso che siamo uno dei paesi in Europa più arretrati da questo punto di vista, ed è un grave problema.